Bisogna cominciare a uscire dalla logica analogica, scusate il gioco di parole, cioè bisogna cominciare a uscire da questa impostazione che è tipicamente conservatrice, ma la conservatrice perché sono i conservatori, museologi, bibliotecari che se ne fanno portatori, è la logica dell'unicità dell'oggetto fisico. È una logica che ha, fino a un certo punto ha un senso preciso. È chiaro che se io ho un antico manoscritto, quell'oggetto è unico e devo in qualche modo conservarlo e tutelarlo per tramandarlo ai posteri. Questo non toglie che da quell'oggetto fisico si possano ricavare un certo numero, una certa quantità di risorse digitali, anche molto diverse tra di loro, che contribuiscono a trasformarlo in una possibilità di accesso ad una conoscenza altrimenti preclusa ai più. È su questo che dobbiamo ragionare. Il primo passo da compiere è uscire dalla logica conservatrice, no, protettiva della tutela dell'oggetto fisico, dell'oggetto digitale, come se fosse un qualcosa che porta con sé l'oggetto fisico. Non è vero, l'oggetto digitale può essere manipolato liberamente quante volte voglio senza che l'oggetto fisico ne risulti danneggiato. Il secondo passaggio è l'idea che l'oggetto digitale non è uno, ma è una molteplicità di oggetti e di risorse che derivano dallo stesso oggetto fisico, perché io dal manoscritto antico posso ricavare sequenze di immagini, un ebook formato EPUB interattivo, testo in OCR che posso riutilizzare in formato testuale, ricostruzioni, interpretazioni, metainformazioni, ulteriori descrizioni e quant'altro. Tutto questo diventa N risorse digitali, quindi diventa la vera e propria biblioteca digitale, che non è la scheda dell'oggetto fisico, ma è... derivati è una brutta parola in un momento di crisi finanziaria, ma insomma ciò che nasce prende forma dall'oggetto fisico nel momento in cui lo traspongo in forme digitali. C'è poi un terzo livello che è il fatto che dalla risorsa digitale o dalle N risorse digitali che derivano da un oggetto fisico, gli utenti stessi, chi li utilizza, costruisce percorsi, interpretazioni, arricchimenti, ulteriori informazioni, conoscenze che ridiventano altri oggetti digitali che fanno parte di ciò che una comunità condivide tra di loro. Quindi i salti da fare sono ancora tanti, però stiamo andando in questa direzione.